Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione di Parma Brescia, anticipo della ventinovesima giornata. Cominciamo con le domande per il nostro allenatore, dal collega della gazzetta di Parma, Vittorio Rotolo. Buongiorno, mister. Buongiorno. Allora, alla vigilia della partita contro il Brescia, questo è un avversario in, in salute, lei immagino ribadirà che non bisogna fare tabelle, non bisogna concentrarsi sul, sulle altre, ma pensare al proprio cammino. Cosa ci aspetta per domani? Concentrarsi sul proprio cammino. E affrontiamo una squadra mh, di là della vittoria così importante contro il Palermo, ma una squadra solida e figlia anche del soprattutto da poi dal, con l'arrivo di Maran, di un allenatore esperto eh, che ha dato a tutto l'ambiente una certa solidità e una squadra, mh, ecco, proprio la parola giusta mi sembra solida. Mister, le chiedo anche qualcosa sulla formazione, le chiedo come sta Bernabè e, e anche se per domani sta pensando a, a qualcosa, anche c'è anche l'assenza di, di circati qui far fronte. No, abbiamo parte circati per la squalifica, eh, tutti sono rientrati in gruppo, oggi anche per una buona parte anche Anzaldi, eh, Bernabè pure ha recuperato, eh, tutto il gruppo è a disposizione. Lorenzo Fava, Sport Parma. Buongiorno, mister. Buongiorno. Come ha visto in questa settimana il livello di concentrazione e di allenamento di Balog e Osorio che dovrebbero essere deputati a sostituire insieme, cercati a giocare la loro partita numero 5? No, curiosità perché solo Balog e Osorio, eh, c'è un gruppo di 24 giocatori. Eh. Tutti sono con eh, la giusta attenzione, con eh, la giusta voglia e anche Balog e Osorio, come del resto tutto il gruppo. E stanno bene. E migliora la condizione anche di Valenti giorno dopo giorno. Quindi eh, abbiamo tre centrali, oltre anche insomma del Prato, per cui insomma. Eh, la linea difensiva o le, il reparto centrale composto non solo da Balog e Osori. Ci aspettiamo sorprese, chi, chi lo sa. No, no, però insomma parlare solo, solo di loro due, c'è anche Valenti che è in netta, eh, netto miglioramento, c'è cioè Del Prato, insomma abbiamo delle mh, eh, soluzioni validissime, tutte valide. A proposito di soluzioni, le chiedo per contrastare i tre centrocampisti del Brescia con il vertice basso. Eh, lei ha adottato il suo modulo 4-2-3-1 che prevede un trequartista. Sarà un trequartista puro, tecnico, visto che rientra Bernabé, oppure un, un falso 10 come, come som di fisicità anche a Terni aveva messo in quella zona Hernani? Eh. Loro hanno sì un centrocampo che ruota abbastanza, non c'è solo un uh, vertice a volte anche con il doppio playmaker. E, mh, noi possiamo affrontarlo sia con un, un trequarti, un po' un centrocampista, uh, però tante volte abbiamo giocato anche con, uh, mh, con la doppia punta. E le cose si possono fare con la stessa efficacia, io chiedo sempre a tutto il gruppo, a tutta la squadra, al di là degli interpreti di fare eh, il discorso deve essere sviluppato come squadra e non solo come giocatore singolo, per cui può giocare un centrocampista con delle qualità diverse, ma semmai dovessimo giocare anche con una punta il comportamento della squadra deve essere lo stesso, lo stesso atteggiamento, la stessa attenzione. E la stessa voglia di andarle a pizzicare di andarle a... a rovinare a sporcare le giocate in quella zona di campo Giancarlo Ceci, stadiotardini.it. Buongiorno mister Buongiorno. è noto che Marani è un allenatore che studia molto le squadre che deve affrontare e è adatta la sua a quella degli avversari quindi ti aspetti un Brescia con qualche atteggiamento tattico particolare No oh, ma il, ci siamo affrontati diverse volte anche a Verona con uh, qualche derby e, quello dicevo prima un allenatore che ha grande esperienza, un grande vissuto sia in Serie B ma soprattutto in Serie A quindi sa come si preparano le partite, eh, sa come affrontare gli avversari e, e ripeto la squadra è, si vede, si vede sul campo una squadra ben lavorata che ha Uh, buona idea dal punto di vista dello sviluppo del, uh, del possesso ma anche quando deve fare la fase di non possesso la fa con una certa cognizione per cui mi aspetto sicuramente un confronto di un certo livello comunque il Brescia è abitualmente una squadra che gioca il 4-3 1-2 o 2-1 come vuoi e eh, eh, costruisce dal basso è una squadra che però pressa poco abbiamo visto almeno nelle ultime partite. Eh, ti aspetti un avversario quindi che dovrai attaccare, quindi sarà importante l'attacco. Noi dobbiamo attaccare, dobbiamo difendere, noi, gli avversari che ci alzano il livello, che alzano il livello delle prestazioni e la squadra deve essere in grado di saper fare le cose quando se il Brescia vorrà venirci a prendere molto alto noi dovremo essere bravi ad uscire con il palleggio, a, fare, a trovare delle soluzioni alternative se poi siamo in grado, bravi di tenerli dentro la metà campo, dobbiamo fare delle cose evidentemente diverse resta il fatto che affrontiamo una squadra che è in grado di poter fare entrambe le cose e, uh, sia un pressing oltre uh, offensivo che aspettarci e anche ripartire perché ha anche le caratteristiche per farlo. Guglielmo Truppo, Parma Today. Ciao, mister. Ciao, buongiorno. buongiorno, ben trovato. Si può dire che questo Parma, al di là di, dell'avversario di domani, sia nato sia figlio mh, della, eh, della passata stagione della sconfitta uh, contro il Cagliari? Perché io sentivo, ascoltavo le, le parole che lei aveva detto. Quando era, quando era venuto Cannavaro, diceva dalla sconfitta io eh, ho imparato, ho imparato tanto. Tra l'altro è, diciamo è stata anche una frase che ha messo a conclusione della, del suo, della sua tesi per il corso master. È, è così in effetti, che cosa è cambiato da 7-8 diciamo, mesi a questa parte? Ma intanto premetto, sì, al di là della la mia tesi, io gioco per vincere, poi devo tener conto che le partite si possono vincere, si possono pareggiare e anche perdere, ma dalla sconfitta come del resto, in tante occasioni si sente dire che sono solo opportunità di crescita e poi ognuno deve andare a fondo, sviluppare, sviscerare, lavorarci e avere un, uh, un rimbalzo. L'esperienza nostra passata è stata forte, già l'abbiamo detto tante volte, con un gruppo che è quasi totalmente è rimasto perché quell'esperienza è rimasta dentro di noi, ce la siamo tenuta stretta perché è da lì voler costruire qualcosa. Noi siamo adesso a un punto della stagione dove quell'immagine quell deve continuare a rimanere dentro di noi perché ci deve dare continuamente benzina, deve darci spinta perché c'è ancora molto molto da fare, però tutto questo va fatto. Con una gioia, con una voglia di stare sul campo, con un'emozione, una leggerezza tale che deve essere dei miei. Questa è una parola che insisto a ripetere perché i miei vogliono giocare e quale occasione migliore è quella di divertirsi e giocare una partita di calcio. A proposito di, di corsi e tutto quanto, è stato eh, professore per un giorno con, eh, tanti, eh, con tanti ex campioni, qualcuno ha giocato anche con lui, con lei, con, mi riferisco a Del Piero dove avete anzi che, che due giorni è stata cosa ha trasferito a, a, a questi futuri allenatori ma io io spero solo che in questi due giorni dove ci siamo parlati hanno visto io spero che ci sia stato il loro sia stata stimolata un po la, la, la curiosità su un argomento e che secondo me già questo può essere per loro una grande conquista e stimolare la curiosità credo che per chi inizia a fare questo mestiere è, la, è una motivazione importante. Quando uno è curioso, è, può crescere, può migliorare, può costruire la propria carriera. Quindi, mi auguro che in questi due giorni loro possano aver avuto questa, questo stimolo. L'ultima da parte mia, siamo a meno 10 diciamo così dalla, dal termine, partita di Brescia vale comunque tre punti o c'è qualche, diciamo così, può contenere un, un ulteriore messaggio se sì quale? Non lo so, è una partita che vale tre punti come uh, valgono le altre. e Tutto il resto, tutto quello che si parla dietro, no? noi ci deve scivolare addosso, e la squadra la voglio solo concentrata e applicata con la voglia di giocare una partita che vale tre punti. Voglia di giocare, di divertirsi, li lascio di liberare le loro emozioni, ma vivere solo in questo senso. È una partita e domani valuteremo, parleremo dopo nel post gara, sarà una partita in meno. E ovviamente il nostro obiettivo è quello di giocare per vincere. Francesca De Vincenzi Parma Press 24. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Vale tre punti, lo hai appena detto tre punti però potrebbero dire che il Parma a nove giornate dalla fine ha fatto più punti di tutto lo scorso campionato anche questo vale poco per te batteresti diciamo te stesso comunque Ma, eh, vale mh, vale quello che vale e, e, uh, volersi migliorare e, chiaramente anche questo sì se proprio vogliamo dire qualcosa e... Abbiamo eguagliato, credo, le vittorie dello scorso anno e eh, quindi c'è ancora tanto da fare. C'è ancora tanto da fare. Ti chiedo cosa vi ha insegnato invece la partita di Terni? Cioè cosa, ti ha, cosa ha lasciato al gruppo? È, secondo me è stata bella per tanti aspetti. Chiedo a voi cosa ha lasciato, cosa vi ha dato, che consapevolezze in più vi siete portati a casa, diciamo così? Ma tutte le partite ci devono dare qualcosa ecco perché io dico l'anno scorso qualcuno, insomma, quando dicevo mancavano 7-8 partite dice siamo in costruzione perché ogni partita deve darci qualcosa per poter costruire la, la, la partita successiva e la partita di Terni cosa ci ha dato? Che quando, tanto l'impatto, la forza la voglia di andare a fare gol e eh, ancora una volta creando ancora tante situazioni e, che quando andiamo forte riusciamo a creare queste cose. Poi c'è il ritorno degli avversari. Ecco, questo è il ritorno degli avversari, bisogna saperlo vivere, saperlo gestire, saperlo affrontare, eh, senza... Ma, ma riuscendo a mantenersi dentro la gara. Perché a Terni sul 2-1, prima che insomma, arrivasse il 3-1, c'è stato il ritorno della Ternana legittimamente, perché ci sono gli avversari, eh, ma la squadra deve continuare rimanere in gara. Hai detto che l'organico è fatto da tanti, non parliamo solo di, ba di Balog e Osorio, ti chiedo allora come sta Valenti, cioè nel senso come procede il suo rientro, visto che ha avuto un infortunio comunque molto lungo, po così potremmo pensare di immaginare di vederlo in campo? No, per Lautaro è solo una questione di, di giocare le partite e poi tutto il resto è vederlo in campo in una partita, e il suo percorso è abbastanza positivo, è già da diverso tempo, da diverse settimane, è la parte più complicata perché è da diverso tempo che con il gruppo sta bene e mi rendo conto che per il ragazzo è complicato stare fuori. Però, se continua così, e mai dovessimo averne bisogno, credo che può darci una mano assolutamente. Abbiamo ancora due partite, c'è ancora una sosta. Nella sosta organizzeremo anche qualche tipo di lavoro, eh, un po' più specifico. Io sono fiducioso su, sulla TARO. Mister, io ritorno sul discorso Brescia. Eh, visto che tu conosci. Ovviamente. Sì, anche perché noi stiamo parlando di quello che avverrà domani. Eh. Sì, ti dicevo, visto che tu hai detto che conosci bene Maran eh, eh, e che ultimamente in effetti ha cambiato la squadra, rispetto all'andata ha cambiato ben 5 undicesimi guardando l'ultima formazione. Questo vuol dire che quando ha contato il Parma non aveva ancora degli uomini validi secondo lui, oppure è stata una questione secondo te di cambio anche per vedere di risolvere il problema tattico che molte volte gli si è presentato in passato. Ma intanto in quella situazione, ricordo benissimo, c'erano due squalificati che in questo momento stanno giocando, insomma il capitano c'era Bisoli, era squalificato e Dickman in quella partita e quindi fu, era costretto nel, nei cambi. Poi nella gestione della Rosa c'è stato il mercato, c'è stata un'evoluzione del gruppo, questo non lo so sinceramente, una cosa è certa che la squadra Continua ad avere una certa, eh, rendime, un certo rendimento e anche una, una forza fisica sia nella parte, parte difensiva e, che nello sviluppo del gioco. Quindi è una squadra che è cresciuta e, e con il lavoro e con il tempo Eccomi stare. A proposito della, della fase difensiva del Brescia che è la squadra che ha collezionato più clean sheet in questo campionato, che darà al, al super Bonni, visto. Eh, settimana scorsa di, di replicarsi, poco fa diceva che mh, finché vede del margine eh, di crescita della squadra in costruzione c'è qualcosa in cui credere, in cui lavorare, in questo ragazzo quanto margine di crescita c'è da qui ai prossimi anni dove, dove potrebbe arrivare un giocatore del genere? Io credo sempre in tutti, anche sui 35 anni ci sono possibilità di, eh, di miglioramento, anche quello che all'ultimo eh, mese di, di carriera ha qualcosa su cui poter lavorare. Immaginiamoci su un ragazzo di 19 anni, 20 anni, il margine quanto sia ampio chiaramente a breve termine, la cosa che interessa un po' a tutti noi, e poi chiaramente per la sua carriera dipenderà molto dal suo comportamento e dalla sua voglia, però proprio considerazione della nostra squadra, una squadra in tanti giovani, eh, stimolare questa crescita, stimolare eh, questa voglia di volersi migliorare deve essere il mio compito insieme a tutto il club e a tutti quelli che ruodano intorno alla squadra, perché... Se ognuno di loro ha un margine importante la squadra diventa sempre più forte. Mister, l'ultimo anche da parte mia. Eh, io torno ancora sulla formazione, visto che mi hai detto che Bernabé è comunque recuperato e a disposizione. Nel caso non lo inserissi dal primo minuto, può essere una soluzione il centrocampo a tre con Sipren? Ti chiedo anche di Som. No, beh, queste sono situazioni eh, valide. Anche questa settimana abbiamo lavorato. E, oltre la settimana scorsa con, eh, a Terni, siamo partiti proprio con un centrocampo a tre con il vertice basso con, eh, e poi abbiamo cambiato in corsa. Dobbiamo saper fare le due cose. Eh, perché abbiamo 4-5 centrocampisti in grado di poter fare, eh, giocare a 3, invertire il, il vertice, averlo più alto o più basso e questo per me è molto importante perché ce lo permette di fare all'inizio ma anche durante la gara in base alle esigenze della partita e anche Sommo è entrato molto bene a Terni, ha dato segnali importanti sul, anche dal punto di vista della tenuta, del problema della, della caviglia quindi sono opportunità, sono valutazioni, ne terrò conto. Eh, anche la prestazione di Cipriani è stata molto positiva, eh, con caratteristiche diverse, però tutte ben assortite nella zona centrale. Bene, grazie a tutti, a domani per a parma voi. Brescia.